Salve amici, oggi vi volevo chiedere più che altro delle informazioni io a voi. Questo è il cactus di Natale, il nome botanico non ve lo dico perché mi si intreccia la lingua, quindi evito di fare figuracce. Credo che tanti di voi lo conoscano perché è una pianta che si trova tantissimo nei vivai. Essendo una pianta tropicale, io la consigliavo sempre per l'interno, per l'appartamento, dicendo assolutamente di non tenerla fuori durante l'inverno, nelle zone dove è freddo ovviamente. Adesso non dico al sud, ma noi stiamo al centro Italia, quindi quando lavoravo al garden consigliavo di tenerla dentro perché anche da noi d'inverno gela. E invece io sono 3 anni, forse anche quattro, che l'ho spostata di fuori casa, e stanno lì estate e inverno in un posto dove d'estate c'è un pochino d'ombra, mezza ombra, comunque non ha il sole diretto nelle ore più calde, e sì, forse rimane abbastanza riparato dalle gelate perché comunque è sotto una piccola tettoia accostata a una parete, ma non l'ho neanche mai coperto con il tessuto non tessuto. E guardate che fioritura spettacolare mi fa poco prima di Natale, nonostante le temperature. Anche adesso la notte le temperature si sono abbassate sotto i 10 gradi, e comunque ha preso anche parecchie gelate gli anni scorsi, e sta benissimo, sta proprio bene. Questa è diventata un pochino rossa, forse sarà un pochino più esposta al freddo, è un pochino più indietro la fioritura, però sta bene anche lei. Quindi niente, mi sono ricreduta e volevo sapere se anche voi avete avuto esperienze del genere, dove la tenete, se la tenete, e se, ecco, fino a che punto riesce a resistere al freddo. Quindi può essere tenuta fuori anche da noi, un pochino riparata. E comunque, per chi non la conoscesse, do 2 o 3 indicazioni. È una pianta comunque succulenta, quindi ha bisogno di non essere innaffiata tantissimo. L'acqua va data poco e spesso. E ecco, io fuori d'estate la innaffio come una qualsiasi pianta da fiore, quindi la bagno anche spesso. In casa la bagnavo pochissimo, proprio poco. Davo acqua proprio quando la terra era molto secca e ne davo poca. Quindi ecco, aspetto proprio le indicazioni anche vostre su questo, sapere anche come trattarla se qualcuno di voi la sta tenendo fuori come me.